you fucking bitch. Ed ecco come quei manigoldi mi hanno battuto. Ah ah ah, sono forti, questo è sicuro, sono molto forti. Oserei dire che potrebbero essere abbastanza forti da sfidare la profezia. Risparmia questa scena, il conte Cenere! Il Propheticus Lucis è un falso. Il Propheticus Tenebre ha in sé le risposte necessarie per eliminare questi eroi. Cosa? È la prima volta che alle mie orecchie giunge una simile informazione? Racconta. A suo tempo, Dimensio, a suo tempo. Oh, Nastasia, è arrivato il momento di scatenare lui contro quelle pesti. Certo, ok, me ne occuperò io, conte. Bene, disse il conte Cenere, tornate ai vostri posti, miei seguaci. Agli ordini, conte, viva il conte Cenere. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Let's Play Super Paper Mario Wii. Nella scorsa parte abbiamo battuto Gino Leonte. Qualcosa ti turba, Anastasia? Sì, conte, in effetti c'è ancora tempo, ci si potrebbe ripensare. Basta così, Anastasia, siamo arrivati fin qui e continueremo su questa strada. Ma non è necessario che tu rimanga con il conte Cenere, se vuoi puoi andare. Oh no, mio conte, non lo farò. La mia vita ti appartiene? Sì, ti appartiene dal giorno in cui mi hai salvata. Rimarrò con te fino al game over, ok? Lol. Frasi da nerd. Se ti fa piacere. Morta. No, ok. Sì, un inizio un po'... Non so chi è. Oh cielo, molto interessante, Anastasia e Conte possono essere così intensi. Oh oh oh. A che gioco gioca il nostro caro Conte? Oh beh, lo lascerò fare, ora devo pensare ai miei progetti. Dimensi, mi nascondi qualcosa? Farfalla, perché? Perché mi eviti? Ah, lasciami. Eh? Stai piangendo? Perché? Farfalla, devi dirmi cosa è successo. Non è niente, non temere, dimenticatene. Oh no, Farfalla, c'è mio padre dietro a tutto questo? Io sono solo una ragazza normale, non importa quanto ti ami, dobbiamo separarci. Farfalla, io... Questo è un addio, Blumiere. Non c'è altra scelta, questo è il nostro destino. C'è una storia dietro che è fantastica. È stato un po' strano, ma sembra che ce l'abbiamo fatta a tornare. Mi spiace, è stata tutta colpa mia. Sì, è tutta colpa... E poi voi... Grazie tante. Eh sì, sì. Vuoi sapere come ringraziarmi, insetto? Allora stammi lontano, ok? Ora che ci penso, Bowser, non sarai mica tu il terzo eroe. No, lui è un venditore di ombrelli. Ehi là. Forse... sì, ok. Sapevo che era lui. Mi aspettavo, giovani eroi. La vostra ricerca del cuore puro ha avuto successo? Immagino di sì. Interessante, allora, dopo aver salvato Consiglio è apparso il cuore puro? Molto, molto interessante. Penso che quel castello fosse la dimora degli antichi di cui vi ho parlato. Sembra che i miei antenati nei loro viaggi dimensionali abbiano girovagato tanto. Nel castello oltre il grande mare nascondemmo il cuore puro e lo sigillammo. Sì, ricordo di aver letto un passaggio del genere nel Propheticus Lucis. Sono un grande flusso d'amore e fiducia può aver rotto quel sigillo. Dunque pensi che abbiamo trovato il cuore puro perché Consiglia si è fidata di noi? Incredibile. E ora gli eroi sono diventati tre. Oh oh. Non so chi sia l'ultimo, ma non perdete tempo, amici, cercatelo. Molto probabilmente l'ultimo potrebbe essere o Fiorella di Paper Mario, quelli vecchi però. O Fiorella o Pikachu. È probabile. Per favore, ragionate un po'. Con me qui non c'è bisogno di nessun altro. Fidatevi, se incontriamo un problema rimpiangerà di essere nato, lo bowserizzo. Lol. Oh, benvenuto, signor Bowser. Che la tua potenza protegga gli eroi. C'era scritto gli eroi, vero? Ha tremato subito. Oh, il vuoto si è ingrandito ancora. Ci resta poco tempo.
Dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare la prossima colonna del cuore. Anch'io devo occuparmi di alcune cose. Devo studiare attentamente il Propheticus Lucis per capire ogni dettaglio. Sì, in questa parte andremo a cercare la quarta colonna del cuore, sì, quarta. Che non mi ricordo neanche io dov'è, ma basta pensare un po'. Ti abbiamo trovato Porteo. Già giusto, abbiamo Porteo. Permesso. Che abbiamo più che altro? È da un po' che non... Ah, Kilo, fuck. È vero. È da un po' che non prendi in mano Paper Mario. Per via della... delle altre guide che ho fatto e robe varie. Allora, comunque, vi ricordate quel pezzo? Sì, stava qua. Quel pezzo che... Quel pezzo in cui c'erano dei porta... dei pilastri. Che sta qua. Girati. Questo. Allora, cosa dovete fare? Dovete praticamente usare Kilo, come avete fatto... come avete fatto sott'acqua. Questo va giù, per esempio. Questo andrà su. No, questo va giù. Basta andare... ci sono le indicazioni, altrimenti a casa, ecco. Dovrebbe essere giù, su, giù, su, giù. Sì. Giù, su, giù, su, giù. Buono. E si apre la colonna del cuore. Adesso non so cosa fare. Oddio. Perché non c'è niente da fare. Ci sarebbe una cosa che potrei fare in questa parte, perché poi nella prossima dovrei teoricamente farla nella prossima, però dato che questa parte è corta e nella prossima se dovessi fare questa cosa verrebbe troppo lunga, la faccio adesso, ok? Adesso non ci starete capendo niente, ma tra poco capirete tutto. Ma praticamente cosa faccio? Vi farò un piccolo spoiler di ciò che... del prossimo livello. Questo perché, come ho appena detto, se dovessi farlo nel prossimo livello non ci starei col tempo, credo. Adesso non mi ricordo quanto ci voglia, però dato che questa parte è corta e la prossima appunto vorrei farla di un tempo ragionevole, lo faccio adesso. Cioè non iniziamo il livello, tranquilli. Non lo iniziamo questo livello. Però vi faccio vedere che c'è una cosa da fare prima di entrare. Quindi. A meno che non c'è niente da fare, vero, in giro? No, mi pare di no. Quindi entriamo. La lotta feroce contro Gino Leonte risaldò i legami tra Consiglio e il gruppo di Mario. Dietro la quarta porta li aspettava ora un mondo nuovissimo e ammagliante. Ad attenderli c'era qualcosa di più grande e inafferrabile di quanto avessero già visto. Per ottenere il nuovo cuore puro c'erano da superare nuove mirabolanti prove. Livello 4-1. Nello spazio profondo, che mi è andata di culo. Non mi ricordavo se fosse il 4 o il 5. Però è il livello dello spazio. Oh yes. E non è Super Mario Galaxy. Tranquillo. Però ci starebbe Super Paper Mario Galaxy, sì. Super Paper Mario Galaxy. Lol, ok, niente. Ci sono stelle ovunque. Quasi sicuramente siamo nello spazio profondo. No? Siamo nel cesso di casa tua. Basta, ok, non le faccio più queste battute. Comunque Mario non respira, credo. Qualcosa ti turba, Mario. Può respirare sott'acqua, ma non respira nello spazio. Purtroppo qua le leggi fanno quello che vogliono, quindi nello spazio non può, ma nell'acqua può. Ah, ma certo, ti manca l'aria, ne hai bisogno, vero? No. Oh, povera me, cosa faccio adesso? Vediamo un po'. Poi allora, ma quindi... No! Random. E ci teletrasporta fuori dal livello. Ehi, svegliati. E si alza in piedi.
così. Potrebbe essere morto, ma si alza. Stai bene, vero? Oh, per fortuna. Non sono sicura di come siamo riusciti a tornare, ma non me ne sono resa conto. Là fuori non dureremo un attimo in queste condizioni, meglio chiedere a Merlocchio. Vedete, è per questo che ho voluto farlo adesso, perché c'è un altro pezzo prima di iniziare il quarto mondo. C'è un ultimo, un altro pezzettino da fare per andare, per poter respirare nello spazio, insomma. Per questo appunto lo faccio in sta parte, tanto è più o meno collegato, dai. Di solito in queste parti qua, l'intermezzo, facciamo sempre qualcosa riguardante la città. E adesso dovremo girare un pochetto in città. Merlocchio. Oh, dimmi. Sembra un allenatore Pokémon. Ping! Tan tan tan. Oh, avete fatto davvero presto. Avete già trovato il prossimo cuore puro? Sì. E abbiamo finito già il gioco. E tu sei qua. No, Merlocchio. Quella porta conduce dritto nello spazio. Nello spazio? Oh, oh, mi immagino la sorpresa. Già, non c'era aria e Mario... Già, non c'era aria e Mario e i suoi amici non riuscivano a respirare. Che facciamo ora? Se avresti un casco spaziale saresti a cavallo, credo. E tu ne hai uno? Sì, proprio qui dietro di me. È ovvio che non ne ho uno. Ma penso che anche qualcosa di simile a un casco andrebbe bene. E dovrei proprio... Cosa? Oh, diamine. Che c'è ora? Maledizione, l'altro giorno ho fatto le pulizie. Avevo una cosa perfetta, ma mi serviva spazio e l'ho dato a qualcuno in città. A chi? Ero un ragazzo, mi sembrava meglio che buttarlo via. Dovete trovare quel ragazzo e spiegare la situazione, dovete riprenderla. Allora ragazzi, non mi ritrovo, non mi ricordo bene dove sia sto ragazzo. Mi pare fosse qui in giro. È un bambino. Siete? Attacco di un calamaro gigante. Ma muori. Purtroppo non mi ricordo bene dove sta sto bambino. Forse ancora più in giù nei sotterranei. Fuck me. Ma praticamente c'è un bambino che dovrebbe darvi una specie di casco, appunto, come dice. È solo... E c'è una cosa da fare con questo casco, vabbè. È solo che non mi ricordo dov'è. Forse qui. Bambino? No. Mi pare fosse di qua. O forse sì. No. Vabbè, niente, lo cerco un po' in città, poi ci rivediamo quando lo trovo. Ah, eccolo. Imbecille. C'è anche il pesce davanti. Come vedete, questo è strano, perché è un ragazzo che non si muove nemmeno e c'ha una boccia con un pesce dentro. Eh? Vuoi sapere se Merlocchio mi ha dato una specie di casco? Vuoi dire questa boccia? Sì, prima tenevo Capitan Gillo in una tazza, ma poi è cresciuto. Già, ecco perché sono stato felicissimo quando ho trovato questa boccia. Il fatto è che il capitano è cresciuto ancora e ora la boccia è troppo piccola. Ho un'idea, perché non mi aiuti a trovare un posto dove liberare il Capitan Gillo? Al capitano regalo la libertà e a te la boccia, bella idea, non ti pare? Ma dove liberarlo? Voglio un luogo dove mi sia sempre vicino. Devi aiutarmi. Boccia del pesce rosso, non puoi ancora usarla, trovo un posto per il pesce. Ma praticamente cosa è successo? Ci hanno dato sta boccia per il pesce. Solo che la boccia ovviamente, se non la svuotiamo, possiamo usarla nello spazio. Genius. Solo che dobbiamo svuotarla da qualche parte. Allora, vi ricordate quel luogo vicino al... Ok, che stava vicino al casino, giù nei meandri di svolta, nei meandri di meandrosi di svolta di là, qui
Ebbene, se voi vi avvicinate qui, sembra un buon posto per liberare il capitano. Vuoi liberarlo qui? Certo. Pop. Ora la voce vuota la puoi usare come casco spaziale. Possiamo affrontare lo spazio, forza, torniamo con la porta. Ok, adesso potremo tornare già là nello spazio, però vi voglio far notare una cosa. Guardate Capitan Gillo, che figo. Lo vedete? È sto pesciolino qua. Ok? E guardate qui, questo luogo, insomma. Un po', ci sono un po' di alghe, ok? Lo voglio solo far vedere adesso, perché poi a fine gioco ci ritorneremo. No, niente, ok. Allora, comunque, ragazzi, adesso possiamo veramente iniziare il livello. Il livello 4, dato che abbiamo il casco. Ok? Da una boccia è diventato un casco. Quindi io non avrei più niente da fare qui. Quindi io chiuderei la parte. Noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima parte di Let's Play Super Paper Mario Wii. Fatemi trovare un salvataggio, però. Perché sennò non vale. Ok. Pop. Sì. Noi ci vediamo alla prossima parte. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti. Non riesco a parlare alle ragazze, ho bisogno del mio portatile. Avvia in corso di estasi.exe. Attivazione modalità flirt me con corteggiamento real time. Questa cosa è assurda.